Benvenuti al nostro nuovo appuntamento con la rubrica della End Review, la prima di questo Day 2 dell'Ipo 17 e la prima End Review al femminile della storia con Francesca Pacini, benvenuta. Ciao. Commentiamo una tua mano di questo Day 2, 1200-2004 ante 200, quindi 14° livello di giornata, mano nella quale sei stata coinvolta, dove non hai mostrato le carte e quindi vedremo se riusciremo a capirlo oppure sarai tu a dircela alla fine della mano. Piccolo, grande buio, tu sei di bottone, ripeto 1200-2004, tu apri a 5100, gioca il piccolo, folda il grande. Diciamo che, ripeto, senza far vedere le carte, qua la tua apertura la fai un po' con tutto? Ma non sempre, perché altrimenti diventa anche scontato, però diciamo sì, la maggior parte delle volte. Con che stack stavi giocando e i bui che stack avevano più o meno te lo ricordi? E, i bui erano, perdonami, 1200-2004. Sì, io avevo più o meno 50 bui e anche il piccolo buio. E il grande buio non ci ho fatto caso, comunque anche lui era sui 30-40 bui. Ok. Quindi apertura e call, possiamo andare a vedere con il nostro dealer d'eccezione Daniele il flop. Il flop è Jack 4 e 8. A questo punto il piccolo buio checka, tu decidi di puntare con una size di 6500 e lui ti chiama. Ovviamente tu sai le carte che avevi, noi non le abbiamo ancora mostrate, sei contenta che ti ha chiamato, no? Ovviamente sì, parecchio. Secondo te lui con cosa ti chiama su questo, al di là di quello che poi ti ha dichiarato, non ha mostrato le carte quindi non lo sappiamo, con cosa ti può chiamare su questo spot? Cioè, le ha... Ah, te l'ha mostrate? Sì, diciamo le ha un po' alzate, non ho visto bene cosa aveva, comunque ho visto due picche e io appunto sì, penso possa essere in draw o possa anche aver preso magari l'8, il 4, asso 8, asso 4, qualcosa del genere. Andiamo a vedere allora il turn. Cade un 3 di quadri, a questo punto però è lui che ti anticipa l'azione perché punta 11.000. Confermi la tua lettura sulle picche a questo punto, anche se lui ti ha puntato 11.000? Sì, oppure può avere appunto un asso 8 a quadri, asso 4 a quadri e quindi decide di fare questa puntata. Io comunque decido di fare solo call in caso appunto al river non esca né picche e né quadri per fargli bleffare... per farlo bleffare. Comunque qua ti senti ovviamente nettamente avanti nella mano. Sì. Possiamo andare a vedere il river, sempre con Daniele, cade il 9 di fiori e a questo punto accade la stessa cosa perché lui punta 40.000 e tu decidi di chiamare, quindi la sua puntata nella tua testa rimane un bluff. Ma ci ho pensato un pochino perché come size, essendo abbastanza alta, ho pensato, cioè nel senso io ho giocato così proprio perché a river bleffasse il draw mancato. Poi ha fatto 40.000, ho pensato un secondo se potesse avere qualcosa come 3-3, 4-4, però era una percentuale piccolissima e quindi ho chiamato e lui appunto ha alzato due picche, ma non ho visto bene perché ha subito mancato. Comunque lui, quindi appena tu hai chiamato, le ha buttate via, tu non... Le ha buttate via. Ok, quindi le eliminiamo, tu non hai visto le sue carte e non hai mostrato nemmeno le tue. No. Che cosa avevi? Puoi girarle? Sì. Avevi jack e 8, quindi avevi floppato doppia coppia. Ecco, pre-flop tu non hai avuto minimamente il dubbio che lui avesse una coppia, quindi avesse settato, ovviamente escludendo nel range gli 8 perché uno ce l'avevi tu, però per esempio che avesse settato i 4. Ma se avesse settato i 4, secondo me era più probabile donk bettasse, perché comunque estrae anche più valore. Può sembrare che sia in bluff e quindi molte volte magari se è fortunato che ho appunto doppia o anche asso jack o donna donna, magari può capitare che vado sopra e quindi estrae sicuramente più valore, almeno per come la penso io. Poi sicuramente come è andata anche al turn non ho escluso il set. Che avesse un jack migliore del tuo invece l'hai scartato? Qualcosa come K-Jack, Donna-Jack poteva averlo, però per come appunto giocava, perché non era la prima mano che giocavamo contro e poi si era impuntato e infatti finita la mano mi contro fa... Contro di te? Sì, finita la mano mi fa, ora ti giocherò contro tutto il torneo, va bene, tre mani dopo è uscito però, però va bene. Grazie Francesca, ti lasciamo proseguire il tuo ipo, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi.